Ma diciamo, una maniera di partire con gli esempi di Io Piccolo tradizionalmente è dire di fare un esercizio, ma l'esercizio me lo date voi. È la vostra possibilità di scatenarvi. Limite per x che tende a 0, linea di frazione, facciamo una bella lunga così mettiamo tanta roba. Cosa ci metto? Di tutto, va bene. E alla sin quadro di x, va bene, più logaritmo di 1 più arcotangente di 3x, mi piace? Poi? Radice, va bene. Più radice di 1 più, cosa ci mettiamo? Che ne so, più 2x? Poi lo vogliamo che faccia 0 questo, quindi gli togliamo qualcosa, no? Per il momento fa, questo fa 1, questo fa 0, questo fa 0, bisogna togliere qualcosa che faccia 1. Coseno di x quadro. Sotto cos'è che non abbiamo ancora messo? Un po' di arcoseno, non ce lo vogliamo? Sì. Arcoseno di seno di 5x, che ne so. Arcotangente ne abbiamo già messa, però una tangente, dai. Tangente di e alla 2x meno 1. 0, 0. Va bene, dai, facciamo basta così. Quanto fa questo limite? Io non lo sto guardando. Ma vedete che fa 5, fa, scusate, fa 4 settimi. È evidente che fa 4 settimi, no? E va bene. Avete bisogno di una dimostrazione? Boh, se proprio volete. Allora, facciamo la verifica che fa 4 settimi. Cosa faccio? Divido sopra e sotto per x. Divido sopra e sotto per x. E sotto per x. Ah, certo, non hai visto il meno 2 così x, certo. Sì, sì, certo. C'è meno 2 così x. Divido sopra e sotto per x. Allora, cosa diventa questo? Diventa, facciamo una linea di frazione generale, e questo è e alla sen quadro x, questo vuole meno 1 diviso x, più logaritmo di 1 più arcotangente di 3x diviso x, più la radice 1 più 2x meno 1 diviso x, più 2 mettiamolo in testa, 1 meno coseno di x quadro diviso x. Si sente che non ho fatto niente, no? Ho soltanto messo la meno 1 che gli piaceva tanto alla e, ho messo il meno 1 che piaceva tanto alla radice, guarda caso è venuto fuori un più 2 che è quello che piace tanto al coseno. Sotto faccio la stessa cosa, arcotangente di 5x, arcotangente di 5x diviso x, più tangente di e alla 2x meno 1, beh dai, facciamo diviso x, no, facciamo diviso e alla 2x meno 1, per e alla 2x meno 1 diviso x. Adesso insomma cominciate a vederlo cosa viene fuori, no? Almeno le parti facili quali sono? Questo cosa tende? Questo tende a 5 e su questo non c'è problema. Questo tende? Questo tende a 1. Questo tende a 2. Quindi sotto c'è il 7. Fin qui ci siamo. Adesso sopra, cos'è che vi dà problemi? Questo lo vedete che fa 0. Dai, diamolo per buono che questo fa 0. Dovrei dividere per x alla quarta, e cioè vorrei x alla quarta sotto, e quindi dovrei moltiplicare per x cubo. Quindi questo qui tende a 0, lo diamo un attimo per buono. Gli altri li vedete o bisogna farli? Questo tende? Questo tende a 0, questo tende a 3,
ditemi quelli che non vedete e ve li faccio. Questo tende a 3 e questo tende a 1. Quale volete che faccia? Faccio prima farli tutti che aspettare che mi diciate cosa volete che faccia. E alla sen quadro x meno 1 cosa divido? Per sen quadro x, per sen quadro x, questo vuole x quadro per x. Si sente che non ho fatto niente? Quindi 1, 1, 0 e quindi questo tende a 0. Questo tende a 1. Questo tende a 1. Bisognerebbe scrivere i cambi di variabile e questo tende a 0, quindi tutto quanto tende a 0. Il secondo come si fa? Logaritmo di 1 più arcotangente di 3x, arcotangente di 3x, per cosa divido? Per arcotangente di 3x, per arcotangente di 3x, diviso x. Questo tende a 1, quell'altro tende a 3 e quindi tutto quanto fa 3. Questo tende a 1, questo tende a 3 e quindi tutto quanto tende a 3. E questo qui come si farà? 1 meno 2x meno 1 diviso x. 1, cos'era? Radice di 1 più 2x meno 1 diviso x. Come si fa questo? Questo è di quelli di ieri. Razionalizzo, moltiplico per radice più 1 diviso radice più 1 e cosa diventa? 1 più 2x meno 1 diviso x per 1 diviso 1 più 2x più 1. E quindi che succede? 1 e 1 se ne vanno, x e x se ne vanno, a quel punto rimane 2, tutto quanto tende a 2, diviso questo è 1 più 1, diviso 2, quindi fa 1. E questo giustifica il quadro che vi ho scritto qua. Quindi sopra tende a 4, sotto tende a 7, e quindi tende a 4 settimi. Perché non me l'avete detto subito? E io l'ho detto. Cosa ho fatto io? Mi sono fatto mentalmente tutti quei passaggi? Certo che no, ho usato bene un piccolo. Quindi adesso alla fine dell'ora riprenderemo in mano questo esercizio e mi direte 4 settimi. Semplicemente guardandolo come ho fatto io. Però, questo, facendo così, io ve l'ho detto per darvi una motivazione a seguire il resto dell'ora. Facendo così si perde la poesia del limite notevole. È vero, ed è il motivo per cui uno avrebbe già dovuto aver fatto tutte le cose in maniera limite notevole. Però fate le cose in due maniere. Fate le cose in questa maniera qui, che è molto istruttiva per molti versi, poi però imparate anche a prendere la scorciatoia e dire, dai, insomma, abbiamo capito, fa 4 settimi. Allora, cosa ho usato? Gli sviluppini. Cosa sono gli sviluppini? Sviluppini, apriamo una pagina nuova. Sviluppini. Allora, adesso sviluppini non è che li chiamo sviluppini perché è un vezzeggiativo. Sviluppini sono la versione abbreviata degli sviluppi di Taylor, che è quelli ai quali arriveremo la prossima settimana. Che cosa sono gli sviluppini? Adesso ve li scrivo, poi ve li dimostro e poi pian piano impariamo ad usarli. Allora, gli sviluppini sono questi qui. Seno di x uguale x più o piccolo di x. Allora, tutti gli o piccolo sono intesi per x che tende a 0. Tutti gli o piccolo si intendono per x che tende a 0. Se x è uguale a x più piccolo di x, tangente di x è uguale a x più piccolo di x. Ah, questi vanno imparati a memoria, Cioè, anzi, vanno imparati a memoria le versioni lunghe che sono gli sviluppi di Taylor. Cioè, questi qui sono come le tabelline, e quindi alla fine, insomma, devono entrare nel DNA in un certo senso. Arcoseno di x uguale x più o piccolo di x. Poi che cosa c'è? E alla x uguale 1 più x più o piccolo di x. Poi cosa c'è? Logaritmo di 1 più x è uguale a x più o piccolo di x.
Poi c'è, cosa sto dimenticando? Beh, l'ho messa il coseno. Coseno di x. Beh, ce ne sono due versioni. La prima versione è 1 più piccolo di x. E la seconda versione migliorata è 1 meno x quadro mezzi più piccolo di x quadro. E poi ci sono le potenze. 1 più x alla alfa. Questo è uguale a 1 più alfa x. Questo comprende anche le radici. Comprende anche le radici. Che cosa sarebbero le radici? Alfa uguale un mezzo, alfa uguale un terzo e così via. Diciamo, questo vale per le potenze con esponente maggiore di 0, ma vale maggiore di 1, ma vale anche per le potenze, diciamo, tra 0 e 1. Questi sono gli sviluppini. Tutto ciò manca un piccolo di x. Manca un o piccolo di x più o piccolo di x. Anche per alfa negativo. Vale anche per alfa negativo e quindi comprende gli uno fratto. Comprende anche le radici e anche gli alfa negativi. Anche gli alfa negativi. Beh, in realtà anche alfa uguale a 0 perché dice una banalità. Dice che 1 più x è uguale a 1 più o piccolo di x. Va bene. Allora, cosa sono questi sviluppini qui? Intanto vi do un'idea di come si dimostrano. Adesso bisogna dire cosa vogliono dire, come si dimostrano, come si usano. Allora, come si dimostrano è molto semplice. Cosa vuol dire che seno di x è uguale a x più o piccolo di x? Quando scrivo seno di x uguale x più o piccolo di x, cosa intendo? Intendo, noi fino adesso abbiamo visto o piccolo tutto a destra e la funzione tutta a sinistra. Quindi cosa intendo? Sen x meno x uguale o piccolo di x. Intendo sen x meno x uguale o piccolo di x. E questo è vero? La verifica, facciamo la dimostrazione. Cosa uso? Uso la quasi equivalente, posso dividere per x. Uso definizione quasi equivalente e mi riduco a verificare che il limite per x che tende a 0, questo è uguale a piccolo di x, quindi f, questa sarebbe la f, sen x meno x, diviso la g, che sarebbe x, e questo limite è una stupidaggine. Questo è il limite per x che tende a 0 di sen x su x meno 1. E questo è 1 meno 1, cioè fa 0. Ci siamo? Quindi, scrivere questa cosa qui, scrivere sen x uguale x più o piccolo di x, è la stessa cosa che scrivere il solito limite notevole del seno. A questo punto gli altri di questa colonna da dove arriveranno? Tangente, arcoseno. Arriveranno ugualmente dal limite tangente di x su x, arcotangente di x su x e arcoseno di x su x. Analogamente si dimostrano quelli della prima colonna. Analogamente si dimostrano gli altri della prima colonna. Gli altri della prima colonna. Facciamone un paio dalla seconda colonna, che ne so, facciamo la e e il coseno. Il logaritmo è come fosse nella prima colonna, no? Si tratta sostanzialmente di dividere per x ed è la stessa cosa. Facciamo quello con la e. Allora, e alla x uguale 1 più x più o piccolo di x, cosa vuol dire? Vuol dire che e alla x meno 1 meno x è uguale a o piccolo di x. Dimostrazione. Mi riduco a, è il solito giochetto, devo dividere per x, limite per x che tende a 0 di e alla x meno 1 meno x diviso x, e cosa faccio? Capite? Questo è il limite per x che tende a 0, metto insieme quello che vuole essere limite notevole, meno 1, e questo è 1 meno 1, cioè 0. Cioè non è altro che, questo qui è l'ennesimo modo per dire il limite notevole della e in versione o piccolo. Facciamo quello col coseno, anzi facciamo i due con il coseno. Facciamo
verifica dei 2 con il coseno, verifica dei 2 con coseno di x, la verifica dei 2 con coseno di x, allora la prima che cos'è? Cos x uguale 1 più o piccolo di x. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il limite per x che tende a 0 di cos x meno 1 diviso x è uguale a 0. Ci siamo? Cos x meno 1 sarebbe la funzione diviso x. Perché questo è vero? X quadro per x è la stessa cosa. Il secondo cosa vuol dire? Cos x uguale 1 meno x quadro mezzi più o piccolo di x quadro, questo vuol dire, facciamo la verifica, avete capito che viene l'altro limite notevole del coseno, mi riduco a fare che cosa? A fare il limite per x che tende a 0 di che cosa? Cos x meno 1 più x al quadrato mezzi diviso x quadro, questo precisiamolo bene, questo è il limite per x che tende a 0, e il cos x meno 1 diviso x quadro lo mettiamo in testa, cos x meno 1 diviso x quadro, e poi rimane più un mezzo. Adesso questo qui tende, questo è il limite notevole del coseno, tende a meno un mezzo perché c'è il segno cambiato, e quindi tutto quanto fa 0, e anche questo l'abbiamo verificato. Quindi sostanzialmente li abbiamo verificati tutti, tranne questo, diciamo quello con l'alfa non sto a verificarvelo, perché in realtà non abbiamo gli strumenti per farlo, se non nei casi in cui alfa è intero, e lì è abbastanza facile, basta sviluppare il quadrato. Diciamo, per quello con l'alfa, quello con alfa si ottiene, diciamo, dal binomio di Newton quando alfa sta in n, diciamo dalla razionalizzazione quando alfa è uguale a 1 su k con k intero maggiore di 1, diciamo anche maggiore o uguale di 2, diciamo con le radici, e diciamo dalle derivate, da Taylor in generale, quindi da una cosa che non abbiamo ancora visto, generale per alfa generico. Quindi è l'unico che non abbiamo visto nel caso generico. Però questi due casi, che sono abbastanza importanti, siamo in grado di vederli. Già che ci siamo, vi scrivo le stesse cose, la tabellina degli sviluppini si può interpretare. Però vi dico di non farlo, però si potrebbe fare, si può interpretare in termini di equivalenza sintottica. Equivalenza asintotica. E ditemi cosa vuol dire interpretarlo in termini di equivalenza sintottica. Vuol dire scrivere sen x asintoticamente equivalente a x, tangente di x asintoticamente equivalente a x, arcotangente è un modo per riscrivere gli sviluppi, e arcoseno asintoticamente equivalente a x, e alla x è circa 1 più x, logaritmo di 1 più x è asintoticamente equivalente a x, e poi ci sono i due col coseno di x e asintoticamente equivalente, scrivo direttamente quello più completo che implica anche l'altro. E poi vabbè c'è quello con l'x all'alfa, l'1 più x all'alfa è asintoticamente equivalente a 1 più alfa x. E le dimostrazioni sono le stesse, cosa vuol dire che se x è asintoticamente equivalente a x? Cosa voleva dire? Che se posso dividere, divido e il rapporto tende
così fa un po' schifo, così è troppo brutale. Queste qui vanno scritte così, e alla x meno 1 è asintoticamente equivalente a x, vuol dire che se divido il limite fa 1, e questa qui la devo scrivere con, insomma ci vuole la funzione pura, questa meno 1 è asintoticamente equivalente ad alfa x, e così x meno 1 è asintoticamente equivalente a meno x quattro mezzi. Così vogliono dire, insomma, se divido, questo qui vuol dire se divido dimostrazione, se divido, diciamo, sinistra, left hand side, diviso right hand side, tende a 1 per x che tende a 0. Questo vuol dire. È sostanzialmente dire una cosa già detta in altro modo. Questa dimenticatela. L'ho scritta, ma dimenticatela, perché usare questa, se non si sa cosa si sta facendo, è pericolosissimo. Quindi ve l'ho scritta, ma scrivo da meglio dimenticarla quando si fanno i limiti. Meglio dimenticarla, però non si capisce perché. Meglio dimenticarla quando si fanno i limiti. Meglio dimenticarla quando si fanno i limiti. Si fanno i limiti. E va bene, bando alle ciance, impariamo a usare sta roba. Esempio 1. Facciamo il limite per x che tende a 0. Facciamone uno facile per partire. Facciamo, che ne so, e alla x meno cos x diviso arcoseno di x più tangente di x. Questo è il primo esempio. Quanto fa questo? Chiaramente fa un mezzo. Perché? Adesso cosa faccio? Cosa faccio? A ogni funzione sostituisco il suo sviluppino. Quindi sostituisco a ogni funzione, sostituisco ad ogni funzione il suo sviluppino. Quindi semplicemente prendo la tabellina che ho scritto sopra e la vado a ricopiare. E alla x cosa dice la tabellina? Voi se ce l'avete davanti guardate questa tabellina, io non posso tenerla contemporaneamente sullo schermo. Quindi guardate questa tabellina. Al posto di e alla x cosa scrivo? 1 più x più o piccolo di x. Vado giù di un livello perché mi serve spazio. Così. Questo è e alla x. Visto che è il primo esempio, facciamolo per bene. Poi cos x che cos'è? Meno 1 più o piccolo di x. Questo è cos x. L'ho preso dagli sviluppini. Arcoseno di x è x più o piccolo di x. Questo è arcoseno di x. Arcoseno di x. Tangente di x che cos'è? Anche lei è x più o piccolo di x, e questa è tangente di x. Quando vado a fare il conto, cosa succede? Questo 1 se ne va con questo 1 qua, cosa rimane sopra? Sopra rimane x più o piccolo meno o piccolo, ma o piccolo meno o piccolo faceva o piccolo, x più o piccolo di x. Sotto cosa rimane? 2x più o piccolo di x. Ci siamo? Quando siamo qua, la cosa è praticamente finita, nel senso che divido per x sopra e sotto. Cosa succede se divido per x sopra e sotto? Diventa 1 più o piccolo di x diviso x, sto raccogliendo x sostanzialmente, e sotto diventa 2 più o piccolo di x diviso x. E il finale è sempre il solito. Quanto fa o piccolo di x diviso x? Al limite. Questo tende a 0, perché che cos'è o piccolo di x? Per definizione è qualcosa che batte x. Sarebbe x per omega di x, se preferite.
x per omega di x, la x se ne va e rimane solo omega, e quindi tende a zero. Questo x sullo piccolo di x tende a zero pure, ma lo piccolo di sopra è uguale allo piccolo di sotto? No, sopra è x per una certa omega 1, sotto è x per una certa omega 2, eventualmente diverse, ma comunque se ne vanno, e tutto quanto fa un mezzo. Ci siamo? Perché semplifica la vita o piccolo? Sì. Sì. Allora, quando bisogna scrivere limite e quando no? Allora, o ti tiri sempre avanti limite, limite uguale limite uguale limite uguale limite, oppure non lo scrivi mai e poi alla fine, ma solo all'ultimo passaggio, fai i limiti sulle varie cose e scrivi e metti la freccia. Quindi le funzioni e le successioni tendono, i limiti sono, quindi se hai il limite è sempre uguale. Se hai la funzione, così ti risparmi di scriverti limite, puoi fare solo passaggi algebrici percorsistici o sostituzioni di sviluppi e alla fine il limite si fa tutto in un colpo alla fine. Sì? Se io considerare, diciamo, F e G che sono esteticamente equivalenti, sì. Sì. E do un limite di rappresentazione sì, H di H di F di X, sì, posso scrivere H di G di X, cioè si può sostituire? Allora, l'equivalenza asintotica diciamo che non si può fare. Cioè, si può fare, però bisogna sapere cosa si sta facendo. È come se tu mi chiedessi, arriviamo al semaforo, è giallo, diventerà rosso, ma noi sappiamo che per 2 secondi non c'è il verde di là, si può passare, che risposta mi dai? Se tu vuoi una risposta ufficiale ti dici di no, però dai, insomma, parliamone. Questa è la cosa, io in questo momento vi sto dicendo, passate col verde. Il passaggio successivo è no, ma io passo col giallo. Il terzo è io passo col giallo che sta diventando rosso. E il quarto è io passo col rosso quando è ancora rosso di là. Decidete in che livello situarvi. Per il momento passiamo col verde. Passare col verde vuol dire usare gli sviluppi, usare gli opiccoli e fare i limiti solo in fondo. No, adesso, qual è la portata di questo strumento? Che tutte le funzioni strane, seno, tangente, arcontangente, arcoseno, non sono niente, sono x. Qualunque cosa diventa un polinomio, avete capito? Cioè qualunque cosa diventa un polinomio. Il resto è O piccolo. Cioè O piccolo è un'immensa pattumiera che raccoglie tutta la spazzatura che c'è in giro. Tolta la spazzatura sono potenze di x. Il resto è tutto lì a offuscarvi il cervello. Adesso poi andiamo a vedere quello sopra. In questo sopra, se uno sa dove guardare, risponde 4 settimi giusto, perché il resto è tutta spazzatura, e la spazzatura finisce in O piccolo. Non è un numero. Allora, in realtà l'abbiamo giustificato l'ora scorsa. Se adesso volessimo essere... In realtà... Diciamolo per bene, smontiamoli tutti questi O piccoli. Questi O piccoli diventano, cosa sappiamo? Diciamo, detto, smontando tutto. Cosa vuol dire sen x uguale x più O piccolo di x? Diciamolo per bene, questo vuol dire sen x uguale x più x per omega 1 di x. Questo è vero. Cosa vuol dire e alla x uguale 1 più x più o piccolo di x? Questo vuol dire che e alla x è uguale a 1 più x per una certa omega 2 di x. E analogamente sugli altri. Cosa sappiamo di queste funzioni? Che tendono a zero. Perché tendono a zero è il limite notevole. Analogamente per gli altri. Quando andiamo a fare questo lavoro qua, che cosa diventa la frazione originaria? La frazione data, diventa che cosa? Diventa x più questo O piccolo di x aveva raccolto i due della e, quindi verrebbe più x che moltiplica omega 1 di x più omega 2 di x. Giusto?
Il denominatore cosa avrebbe raccolto? Le due x e l'omega 3 e l'omega 4. Quindi sarebbe diventato 2x più x omega 3 di x più omega 4 di x. Dico bene? Adesso non ho fatto nessun abusivismo. Ho scritto tutto con le notazioni. Volendo questi qui li puoi esplicitare, li puoi scrivere esplicitamente. Cosa fanno? Tendono a zero. Adesso cosa faccio? Sbatto via le x. Questo qui è 1 più omega 1 di x più omega 2 di x diviso 2 più omega 3 di x più omega 4 di x. E questo è evidente che tende a un mezzo perché questi tendono a zero. Ma che cosa ho scritto qui rispetto a quello che ho scritto prima? Cioè, che cosa hai fatto nel momento in cui fai una cosa così? Hai rifatto la dimostrazione che o piccolo più piccolo fa o piccolo, hai rifatto la dimostrazione che o piccolo di x diviso x tende a zero, hai rifatto tutte le dimostrazioni. Omega 1, che cosa hai rifatto? Il limite notevole. Tutto qua. No, tutto qua per niente. Esempio 1, esempio 2. Cosa succede se c'è un 2? Esempio 2. Se c'è, che ne so, seno di 3x diviso logaritmo di 1 più 2x. Quanto fa questo? Adesso che siamo esperti, cosa guarda uno? 3x e 2x? 3 mezzi. Questo fa 3 mezzi. Perché fa 3 mezzi questo? Andiamo a prendere gli sviluppi. Andiamo a prendere gli sviluppi. Che cos'era seno di x? Partiamo dallo sviluppo di seno di x. Seno di x è uguale a x più o piccolo di x. Giusto? Quindi seno di 3x, che cosa sarà? Seno di 3x è uguale a 3x più, se devo essere preciso, o piccolo di 3x. Ma lo pensate mentalmente che cos'è o piccolo di 3x? O piccolo di 3x che cos'è? È 3x per omega di 3x. Il 3 lo posso sbattere nell'omega e questo è o piccolo di x. Quindi questo è 3x più o piccolo di x. Quindi il numeratore io cosa vedo? Vedo 3x, ed è questo il motivo per cui vedo 3x. Sotto è la stessa cosa, che cos'è logaritmo di 1 più 2x? Logaritmo di 1 più 2, no, logaritmo di 1 più x, sappiamo che questo è x più o piccolo di x. Quindi quando vado a mettere 2x diventa logaritmo di 1 più 2x, questo è 2x più o piccolo di 2x, ma ormai avete capito che o piccolo di 2x è o piccolo di x. Fine. Quindi la frazione seno di 3x diviso logaritmo di 1 più 2x diviso logaritmo di 1 più 2x, io cosa vedo scritto? Vedo scritto 3x più o piccolo di x diviso 2x più o piccolo di x. Com'è il finale? È il solito raccoglimento di x. Il finale è il solito, cioè dopo un po' uno si stufa e non lo fa più. Però il finale è raccogliere x sopra e raccogliere x sotto. Adesso, fatto alla clara, cosa ci sarebbe qui? Ci sarebbe x omega 1 di x, qui sotto ci sarebbe x omega 2 di x, e questo sarebbe omega 1 e questo sarebbe omega 2, e che tendono a 0. Però è la stessa cosa, questo tende a 0, e c'è 3 mezzi. Questo tende a 0, questo tende a 0. E tutto quanto tende a 3 mezzi. Quindi se uno sa cosa guardare, guarda, vede solo potenze di x, tutto il resto è spazzatura, e la spazzatura è dentro P. Esempio 3. Questa è una situazione che può succedere, limite per x che tende a 0. Limite per x che tende a 0 di seno di 2x più tangente al quadrato di 3x diviso 2x più e alla 5x meno 1. Quanto fa questo? Sentite la risposta giusta.
Cosa vedete? Questo è 2x, giusto? Ah no, vi faccio notare una cosa, che non vorrei farvi notare. Chi usa l'equivalenza asintotica? Se uno va di equivalenza asintotica, dice seno di x è circa x, equivalente a x, quindi seno di 3x è equivalente a 3x. Logaritmo di 1 più 2x è equivalente a 2x, quindi non scrive neanche o piccolo. E gli viene il limite senza scrivere nemmeno o piccolo. Però è pericoloso, non si fa così. Ma però ci sarà la grossa tentazione di farlo, ma di questo ne riparleremo. Allora, perché questo fa 2 settimi? Qui avete visto scritto 2x, qui cosa vedete scritto? Qui c'è il quadrato, chi se ne frega? È un quadrato, quindi sarà un x quadro, che è uno piccolo di x, quindi questo qui finisce tutto nella spazzatura. Qui potevo metterci qualunque cosa, potevo metterci 325x, ma è il quadrato, finisce nella spazzatura. Qui sotto cosa c'ho 2x? Qui c'è la 3, e la 5x, che cos'è la 5x? 1 più 5x, l'1 e l'1 se ne vanno, rimane 5x. Quindi 2x, 5x, 7x, 2x, 2 settimi. Adesso lo giustifichiamo. Allora, seno di 2x è uguale a 2x più o piccolo di 2x. E quindi è 2x più o piccolo di x. Vedete, la spazzatura mangia pian piano tutto. Tangente di 3x... Ah, qui vi voglio. Tangente di 3x, questo è uguale, uno cosa direbbe? 3x più piccolo di 3x, e quindi 3x più piccolo di x. Cosa succede quando vado a fare il quadrato? Quando vado a fare il quadrato, beh, se volessi essere proprio super pedante, se io volessi fare tangente di 3x al quadrato, cosa dovrei fare? Dovrei fare 3x più o piccolo di x al quadrato, e cosa diventa questo? 9x quadro più 6x o piccolo di x più o piccolo di x al quadrato. È una schifezza sta roba? Che cosa vuol dire quello piccolo di x? Cosa vedete voi al posto di o piccolo di x? X per l'omega. E quindi tutto assume un senso nel momento in cui io lo scrivo come x per omega. Ma ci siete che questo qui è o piccolo di x? Posso raccogliere una x e tutto ciò che rimane tende a zero? Alla faccia, qui posso raccogliere x e rimane 9x. Qui posso raccogliere x e rimane o piccolo di x. Qui posso raccogliere x e forse quello... Smontiamolo, se non lo vedete smontiamolo. Smontiamolo scrivendolo con l'omega, più 6x per x omega di x, più qui cosa devo scrivere? Cosa devo scrivere? Lo vedete adesso che posso raccogliere x? Adesso è evidente che posso raccogliere x, qui rimane 9x più 6x omega di x più x omega quadro di x. Ci siete che questo è un gigantesco omega 1 che tende a x, che tende a 0? Quindi la tangente, quella tangente è semplicemente spazzatura, perché è o piccolo di x. Allora uno potrebbe dire è o piccolo di x. Il denominatore cosa c'ho? Le alla 5x, quello lo sappiamo trattare, e alla 5x, questo è 1 più 5x più o piccolo di x. E quindi la frazione cosa è diventata? La frazione è diventata, sopra ci abbiamo 3x più o piccolo, no, sopra ci abbiamo il seno che produceva un 2x, 2x più o piccolo di x, e sotto ci abbiamo 1 e 1 se ne vanno, 5x, sotto ci abbiamo 2x, sotto ci abbiamo 2x, più 1 più 5x meno 1 più o piccolo di x. Quindi l'1 e l'1 se ne vanno, e rimane 2x più o piccolo di x, e sotto rimane 7x più o piccolo di x.
e il finale è il solito, questo tende a 2,7. Questo è il linguaggio degli infinitesimi, imparare a capire. Adesso ne facciamo ancora almeno uno, poi ritorniamo con l'iniziale. Vediamo come ve la cavate di fronte a una supercomposizione. E alla seno di 3x meno 1, meno 1 alla base, così, diviso logaritmo di 1 più tangente di 5x. Quanto fa questo? 3/5, certamente. Cosa pensate? Seno di 3x che cos'è? 3x. Quindi il seno non lo vedete nemmeno, questo è come fosse alla 3x. E alla 3x meno 1 e alla x l'1 se ne va, questo l'abbiamo capito. Rimane il 3x. Quindi sopra c'è 3x. Sopra c'è 3x. Sotto, tangente di 5x è 5x. Quindi sotto è logaritmo di 1 più 5x. Logaritmo di 1 più qualcosa è il qualcosa, quindi sotto c'è 5x. Quindi diciamo sopra, numeratore è uguale a 3x più piccolo di x, denominatore è uguale a 5x più piccolo di x. Che cosa abbiamo usato? Soltanto un attimo, che cosa abbiamo usato? Abbiamo usato quel discorso che abbiamo fatto la prima ora con le composizioni. È il discorso delle composizioni, fatto, diciamo, la giustificazione è il discorso delle composizioni, è il discorso delle composizioni della prima ora, posizioni dell'ora precedente. Perché noi cosa ci abbiamo? Vediamo questo qui con il seno. Noi ci abbiamo che in prima istanza abbiamo che a alla x è uguale a 1 più x più piccolo di x. Adesso io devo fare e alla seno di 3x. Quindi e alla seno di 3x cosa verrebbe da dire? E alla seno di 3x, questo sarebbe 1 più seno di 3x più o piccolo di seno di 3x. Adesso questo seno di 3x è 3x più o piccolo di x, come abbiamo visto tante volte. Questo piccolo smontiamolo per bene. Tanto per allenarci a fare questo tipo di ragionamento. Questo piccolo di x cosa sarebbe? X per omega di x. Quindi vi sto rifacendo la dimostrazione dell'ora precedente. Questo sarebbe x per omega di x. E quindi questo sarebbe cosa? Questo sarebbe seno di 3x per omega di seno di 3x. Giusto? Io cosa voglio dire? Voglio dire che ho piccolo di x, quindi voglio raccogliere una x, e io la raccolgo la x, il mio diritto diventa x per seno, è esattamente quello che abbiamo fatto la prima volta, per omega di seno di 3x. A cosa tende tutto ciò? Boh, vediamo, c'è x che tende a 0, questo che tende a 3, e questo è omega di qualcosa che va a 0, quindi per definizione dell'omega di sopra questo va a 0. Cioè no, in realtà che il primo vada a 0 non me ne frega niente. Diciamo, questo è x per qualcosa che va a 0. Che x vada a 0 non me ne frega niente. Questo è x per qualche cosa che va a 0. E quindi questo qui alla fine è 1 più 3x più o piccolo di x. Che è lo stesso ragionamento che provi, cercate di capirlo così, perché c'è la maniera di capirlo rapidamente. La maniera di capirlo rapidamente, ma in maniera incompleta, è dire che seno di 3x è 3x. Se uno dice seno di 3x è 3x e alla 3x è 1 più 3x, alla fine ha scritto il risultato corretto. Alla fine ha scritto il risultato, poi metto piccolo per farmi contento. E lo mette in fondo, e lì si vede, quello è causa di errori
che si cioè che li vedremo quando ci arriveremo più avanti con Taylor. Adesso torniamo all'esercizio iniziale e vediamo perché si poteva rispondere 4-7 subito. Questo era l'esercizio da cui sono partito. Allora, che cosa ho detto io quando ho visto questo esercizio? Che mi avete dettato? Allora, qui, che cosa ho visto qui? Magari lo riprendiamo, lo riportiamo giù e scriviamo, e vi scrivo che cosa ho visto io nel momento in cui mi avete dato l'esercizio. Quindi riprendiamo questo da cui siamo partiti, andiamo in fondo e lo incolliamo. Allora, l'occhio esperto, come potrebbe essere il vostro fra un paio di giorni, cosa vede? Fra un paio di giorni però se fate gli esercizi, perché sennò... Cosa vede qua? Qui cosa ho visto scritto io? 5X. O piccolo, poi con il semaforo... Il semaforo... Qua, certo. Quando uno è 25 anni che attraversa quell'incrocio sa esattamente quanto dura il rosso di là e quindi sa quanto può permettersi, no? Sa qual è il limite in cui arrivando con la bici si passa prima che ci sia il verde di là. Quindi lo piccolo lì per lì non lo metto. Qui cosa leggo dentro intanto? 2x. Tangente di 2x? Io qui ho letto 2x. Poi cosa ho visto? Anzi, cosa mi avete fatto notare? Che mettendo i coefficienti così, sopra veniva a zero, no? Giusto che veniva a zero. Cioè, il numeratore tendeva a zero. Quindi gli uno non ci penso nemmeno, tanto se ne devono andare. Quindi agli uno nemmeno ci penso. Io penso solo ai termini in x. Qui cosa vedo? Un quadrato. E che me frega, tanto la battaglia si gioca sull'x. I quadrati io non li vedo nemmeno. Qui potevate scrivermi quel che volete, alla sen quadro di tangente, di arcotangente, di logaritmo di 1 più, io non vedevo niente, perché c'era quel quadrato. Questo è x quadro e me ne frego. Quindi io ho detto x quadro e me ne frego. E me ne frego. Qui cosa ho visto scritto io? 3x. Coseno? Boh, quadrato. E poi anche se non c'era il coseno, il termine successivo ce l'ha sull'x quadro. C'è un 1, poi c'è un x quadro. Quindi di x non ne produce il coseno, non ne può produrre. Questo qui? Questo qui è l'1 più x alla alfa, alla 1 mezzo. Quindi questo qui è 1 più alfa x. L'1, tanto chi se ne frega, è andato via. 2x per 1 mezzo. 1 mezzo, questo sarebbe l'alfa, l'esponente. Quindi questo fa x. Quindi che cosa ho visto io? 4x diviso 7x, e quindi ho detto che tendeva a 4 settimi. Questo era 4x diviso 7x e quindi tende a 4 settimi, senza possibilità di sbaglio, sapendo cosa guardare. Quindi io cosa ho guardato? Qui non ho neanche guardato 3x, qui ho dovuto fare 2x per un mezzo, x, 4x sotto 5x e 2x. Questo è il salto di qualità che uno dovrebbe cercare di fare. E vi invito a riandare a vedere con questi occhi gli esercizi che avreste dovuto fare con il metodo di smontaggio e capire che c'è effettivamente un upgrade nel modo di fare. Adesso venerdì facciamo le derivate che ci serviranno per arrivare. Quindi venerdì è lezione veramente, spero, di ripasso per molti.